Eccoci di nuovo, parliamo sempre rigorosamente da casa. Questa trasmissione vogliamo dedicare un pensiero in particolare agli anziani, alle persone più in difficoltà che sono nelle case di riposo, che sono in centro anziani, nelle case famiglia. Innanzitutto vogliamo dire un grazie a queste persone che qualcuno ha chiamato i ragazzi degli anni 40 che hanno costruito il paese, che hanno lavorato per darci il benessere di cui noi oggi godiamo e che in questi giorni, diciamo, non possiamo nemmeno dare la mano, accarezzare nei momenti più difficili della loro vita. Quindi, come sindacato, siamo particolarmente attivi e stiamo facendo pressione sulla regione, sui sindaci, sull'USL, su tutti quanti perché sia garantita loro il massimo di assistenza in tutte le strutture, non solo quelle pubbliche, ma anche in quelle private. Lo dobbiamo a delle persone che hanno reso possibile la nostra vita migliore in questi giorni. In questa trasmissione poi vedremo alcuni filmati che la nostra federazione nazionale sotto la guida di ragazzini ha realizzato con parole giuste per quanto riguarda il rapporto con la scuola e poi un altro filmato con alcuni esercizi. E infine vogliamo ricordare anche il 25 aprile, che è una ricorrenza che a noi sta molto a cuore, che ci ha ridato la libertà dopo tanti anni e che non potremo festeggiare tutti insieme, ma che vogliamo comunque ricordare e riproporne i suoi valori che sono rappresentati dalla nostra bellissima Costituzione. E quindi grazie e buona visione a tutti. Siediti qui con me. Parliamo un attimo di quello che succede con il nonno. Mi hai chiesto come mai non possiamo più andare a trovarlo alla casa di riposo. Beh, alcune persone che vivono con il nonno si sono ammalate. Sai, l'epidemia, il coronavirus, quello di cui abbiamo parlato tanto ultimamente, il motivo per cui non stai andando a scuola e non puoi incontrare i tuoi amici per giocare. Mi mancano i miei amici, mi manca quando ci vediamo negli occhi e ci capiamo immediatamente. Le risate, le battute, gli scherzi che ci facciamo a vicenda. Mi manca un po' tutto, anche le mie maestre che ogni volta che andavo lì, che ne so, gli raccontavo i miei viaggi, le mie scoperte. Diciamo che quello che mi manca di più rispetto a prima è proprio sono gli abbracci, proprio i contatti anche con i tuoi amici, con i tuoi parenti, le tavolate la domenica. Capisci veramente le persone che ti vogliono bene perché ti mandano un messaggino, ti chiamano, ti chiedono come stai. Sono due cose che fanno piacere anche essendo lontani, ma allo stesso tempo vicini. Vedi, anche al nonno piacerebbe stare vicino a noi in questo momento, vederci più spesso, perché anche lui ha paura come te, come tutti. Noi però possiamo stringerci l'uno all'altro, stare vicini, e lui non può. Perfino due infermiere si sono ammalate lì dove sta lui, e così ora sono tutti in quarantena. Ti ricordi cosa significa questa parola, vero? Qualcuno pensa che sia stare a casa, stare chiusi e non poter uscire per moltissimo tempo. Questo è il termine che io definisco soggettivo, ma se andiamo ad analizzarlo in modo oggettivo, penso che sia molto di più, sia non avere rapporti con altre persone, sia non avere rapporti, lo sguardo negli occhi, sia come una limitazione. Nessuno entra, nessuno esce da lì, finché il pericolo non sarà passato, perché passerà, passerà, te lo assicuro, di questo puoi starne certo, però ci vorrà tempo. Per questo il nonno è triste, perché dice che di tempo gliene resta poco. Mio nonno è colui che mi ha insegnato ad andare in bicicletta,
quando stavo con loro, quando vedevo la loro faccia, dicevo: wow, i nonni, quanto è bello, oggi sto a casa dei nonni. Anche quando andavo a scuola, mamma mi diceva: guarda che oggi vieni a prendere nonna Michela. Ho detto: che bello. Mia nonna è la tipica signora che cucina benissimo, quindi io, diciamo, con lei ci ho speso tantissimo tempo anche in cucina. Diceva di prendere trote enormi, invece prendeva degli avanotti, ma si sa come fanno i cacciatori e i pescatori, ingrandiscono sempre le cose. Mi manca tanto per me. Lui vorrebbe abbracciarci, anche noi lo vorremmo, ma possiamo solo guardarlo al di là del vetro, salutarlo con la mano, sorridergli. Lui ci dice di stare tranquilli, che sta bene, ma con gli occhi chiede di te, di tua sorella, della mamma. Non riesce a pronunciare i vostri nomi per non diventare ancora più triste, credo. Senti, potremmo scrivergli una lettera, eh? Sì, lo so che scrivere non ti piace, però devi farlo tu, perché tua sorella è troppo piccola. La scriviamo su un foglio grande, così ci staranno anche un paio di disegni, anche uno di tua sorella. Non possiamo lasciarlo solo, no? Ricordati quanto bene ti vuole. È come un modo diverso di abbracciarlo, di andarlo a trovare. Dai, su, prendi la penna, ti aiuto io. Insieme troveremo le parole per farlo stare meglio. Le parole giuste. Vi proporrò a breve una serie di esercizi che ho pensato essere utili in questo periodo in cui dobbiamo rimanere tutti a casa. Cambiate spesso posizione durante la giornata. Se avete balconi, terrazzi e giardini, camminate e passate un po' di tempo al sole, quindi sul balcone o sul terrazzo in giardino. Allora, gli esercizi proposti: iniziamo seduti comodamente su una sedia, con le mani poggiate sulle ginocchia e i piedi ben poggiati a terra in tutta la loro superficie, dal tallone alla punta. Ci andiamo a sollevare contraendo bene la muscolatura delle cosce e dei glutei. Via. 1, salgo e stringo. 2, salgo, stringo. 3, salgo, stringo. 4, salgo, stringo. 5, salgo, stringo. 6, salgo, stringo. 7, salgo, stringo. 8, salgo, stringo. 9, salgo, stringo. 10, salgo, stringo. Ripetiamo questo esercizio per 3 serie da 10 volte. Una variante a questo esercizio: prendiamo un bastone. Io ho smontato una scopa, nella stessa posizione delle gambe ci andiamo ad aggiungere il sollevamento delle braccia verso l'alto, quindi mi alzo, salgo, stringo i glutei e sollevo le braccia in alto e ritorno seduta. Perfetto, 1, 2, salgo, stringo e sulle braccia,